L'unico modo per uscire dalla crisi che deprime l'intero paese è riportare il lavoro al centro delle nostre vite. Questo va dicendo da sempre la CGIL. Così, per ribadire il concetto, mette in atto una campagna che si snocciola in queste settimane per lo stivale. È una campagna che prova, come dire, a fare una sorta di indagine delle condizioni di lavoro che ci sono nei vari territori. L'idea è quella di confrontarsi con le emergenze, con le condizioni delle persone in carne ed ossa e provare insieme a ricostruire e a costruire un clima che rimetta al centro dell'iniziativa non solo sindacale ma istituzionale, della politica, del governo, delle scelte economiche che sono indispensabili da fare, esattamente il tema del lavoro e come il lavoro torna ad essere il punto da cui partire per immaginare una nuova politica economica. Quindi un nesso assolutamente stretto tra l'iniziativa più generale, che come è noto prevede anche un'iniziativa di sciopero di 4 ore CGIL, CISL e UIL, con appunto le condizioni delle persone in carne ed ossa, cioè fa tutto parte del grande capitolo del come cambiamo una manovra finanziaria, del come cambiamo la politica economica del nostro paese. Dopo la Scavolini di Pesaro, oggi è la volta della Shell Box di Castel Fiorentino, alle porte di Firenze, dove 147 lavoratori combattono una battaglia intrapresa molto tempo prima che l'azienda, leader di case mobili, chiudesse i battenti dopo il fallimento. Loro, la carica dei 147, da 11 mesi presidia la fabbrica proprio per chiedere il massimo sforzo alle forze politiche e sociali, alle istituzioni locali, sindacali, politiche, religiose e al curatore fallimentare per trovare al più presto una soluzione industriale. Imprenditore cercasi. Queste le ragioni dell'assemblea odierna: rimettere al centro il lavoro che è impegno, realizzazione, guadagno, che è vita. Ma assolutamente sì, oggi più che mai bisogna provare a rimettere assolutamente al centro il lavoro, perché è l'elemento, come dire, di linfa vitale per chiunque di noi e è un elemento, diciamo, di sopravvivenza, quindi il lavoro prima di tutto. E qui alla Shell Box il lavoro manca ormai da 12 mesi. È notizia recente che finalmente i lavoratori abbiano la cassa integrazione straordinaria almeno fino al 5 marzo 2014. Sì, è così, è stata approvata dal Ministero la cassa integrazione, non era elemento assolutamente scontato visto le nuove regole messe dalle ultime leggi della Fornero in una fase di questo genere, quindi di procedure fallimentari, e oggi però bisogna provare a guardare al futuro, cioè a capire, perché se è vero che l'ammortizzatore sociale è assolutamente utile a tenere anche i lavoratori in, diciamo, in stretto contatto con l'azienda, anche se oggi è fallita, bisogna provare a trovare un soggetto industriale che si ricollochi in quest'area e che riporti praticamente attività lavorativa. E questo è lo sforzo che bisogna provare a fare tutti insieme, dalle istituzioni all'ultimo lavoratore. Ed è l'appello che proviamo a fare, come dire, in maniera assolutamente forte. Qui siamo trovati di fronte a un caso di mala imprenditoria, perché questa era un'azienda che era ai massimi livelli nazionali, aveva un mercato tra l'altro abbastanza variegato, perché si andava dal turismo a rifornire l'ONU per gli insediamenti nei vari paesi del mondo, a quando ci sono le calamità naturali per i posti in cui c'è bisogno di fare insediamenti abitativi in maniera veloce. Quindi un settore abbastanza diverso, diversificato, che dava degli ordinativi, era un settore che aveva sempre andato bene, ma guarda, tuttora la fabbrica gli è chiusa da un anno, si presenta sempre gente che vorrebbe acquistare, vorrebbe fare delle commesse. Il problema è stata una gestione completamente sbagliata di gente che rilevò questa azienda circa un paio d'anni fa, convinti di sfruttarla al massimo senza fare ragionamenti da veri imprenditori, ma cercando di strizzare, come si dice in gergo, il limone, e la realtà si è dimostrata invece tutt'altro che così semplice. Noi eravamo leader in Italia, eravamo tra le migliori in Europa, hanno voluto colonizzare altre nazioni, andare a fare la guerra francese in Francia, lì sono tornati con le pive nel sacco e adesso sono arrivati i francesi in Italia. Ma ripeto, sarebbe ancora un settore che lascia ancora grandi prospettive.
Per questa vicenda vi siete appellati a tutti, i lavoratori l'hanno scritto anche a Papa Francesco con queste parole: non ci fermeremo, continueremo la nostra battaglia in difesa del nostro posto di lavoro, perché la Shell Box torni ad essere leader in Italia, come lo è stata per tanti anni, convinti che, con le professionalità acquisite, sia un obiettivo tutt'altro che utopico. Qui dentro sono state fatte tantissime iniziative da fiaccolate, partecipate a tutta la cittadinanza, a sottoscrizioni partecipate, a donazioni anche attraverso una carta sociale, appelli al Papa, cioè qui sono stati messi in moto tutti, ripeto, perché è brutto a dirsi, no? Però noi abbiamo anche settori in cui c'è gli stessi problemi, però siamo di fronte a realtà onestamente ormai andate. Qui sarebbe uno sprecio se questa cosa andasse persa. Al centro il lavoro, esattamente per dire che l'Italia vera, che l'Italia non che ha speranza, che ha fiducia, nonostante tutto, è l'Italia dei luoghi di lavoro, l'Italia dei lavoratori e delle lavoratrici, è l'Italia di quelli che continuano ogni giorno a tirarsi su dal letto e a immaginare che un altro futuro è possibile. In fondo, che cosa non è se non quello che è stato raccontato di tutte le iniziative che insieme ai delegati avete costruito in questi mesi, se non continuare esattamente a dire che anche il giorno dopo io ci sono e rivendico i miei diritti. E questa penso che sia, come dire, un bagaglio vostro, nostro, di tutti noi, che ogni giorno continuiamo a dire che appunto le ragioni per continuare a sperare, per continuare a voler cambiare la situazione sono esattamente queste. Quindi l'appello per tutti quelli che ci stanno guardando in televisione è quello di partecipare allo sciopero che dovrebbe essere appunto entro i primi 15 giorni di novembre. Sì, l'appello è ovviamente l'iniziativa unitaria a esattamente il segno di voler cambiare la legge di stabilità a favore del lavoro e della condizione dei lavoratori e dei pensionati, ritenendo che solo con una ripresa dei consumi, peraltro appunto anche direttamente collegata, come dire, a questa situazione drammatica di questa azienda dove siamo in questo momento, ci dice che solo riattivando il lavoro, riattivando un'idea che a partire dal lavoro ricostruisce le condizioni economiche e sociali di cambiamento, è possibile immaginarsi un futuro. E allora i consumi sono esattamente l'idea che appunto si produce anche per il mercato interno e non solo per il mercato delle esportazioni.